vi ricordate quando io st'estate avevo parlato del progetto vintage, della mia idea di collezionare tutti i set? Diciamo che era un po' un video tappabuchi, però forse è arrivato quel momento. Allora, diciamo che oltre a questi due pacchi doveva esserci un terzo, con un drago bianco occhi blu da LDD, in seconda. Ma la sfortuna ha voluto che... Vabbè, adesso vi spiego bene. Un paio di settimane fa, preso un po' dall'euforia di aver scoperto le aste su eBay, sbuca un certo drago bianco che, diciamo, mi allettava abbastanza, considerando che, vabbè, anche se era in seconda, sembrava mint. Decido quindi di partecipare e riesco ad accaparrarmelo, anche ad una cifra accettabile. Ovviamente, prima di pagare, chiedo altre foto per sicurezza. E la carta non era mint. Diciamo, pieghe non ce n'erano, però era ex. E già questo un po' mi aveva tiltato. Decido comunque di pagare perché comunque era una ex buona e alla fine mi andava bene comunque. Il prezzo che avevo speso era equiparato al valore, quindi potevo accettarlo. Vado per fare il pagamento e non andava. Chiedo quindi al mio fidato collega di aiutarmi, perché lui, diciamo, era un filo più esperto, e mi dice che questo non accettava pagamenti con PayPal, solo con ricarica. Chiedo spiegazione a questo tipo, lui mi dice che PayPal non ce l'aveva. Io sono dell'idea che non volesse pagare le tasse, ma dettagli. E quindi faccio la cosa che, mi sembrava in quel momento forse più giusta per me. Decido di cambiare tutti i dati e sparire per sempre, abbandonando quell'account al suo destino. E ovviamente rinunciando anche alla carta. Peccato. Sì, ok, quel tipo aveva 500 referenze positive, ma non avevo nessuna garanzia. Ragazzo mio, mi spiace, ma io senza una garanzia non posso acquistartelo. Erano anche 74 euro. Manco pochi. Comunque ragazzi, bisturi alla mano e andiamo con i pacchettini. Allora, io aspettavo due cose, no, tre cose, e spero ci sia tutto perché sennò penso che posso sbroccare. E va a finire che mi tagli una mano, eh? Vabbè. Allora, bene, tre pacchi di sleeves ho preso, due per Yugi e uno per Pokémon, perché le carte io voglio mettere doppio sleeves per non farle rovinare, e la Perfect Sights non, cioè, non mi convinceva troppo. Ho sentito da amici che dopo un po' ti imbarcano le carte, essendo roba costosa non volevo rischiare, e poi anche solo per infilarle e toglierle è un po' un bordello, quindi meglio andare con le sleeves classiche. Ho preso le Ultimate Guard lucide, ovviamente nere perché almeno così la carta sembra più figa, e non le ho pagate neanche tanto perché me le sono fatte spedire dalla Spagna, tre pacchi 11 euro e qualcosa, tipo con la spedizione più economica che esistesse, quindi ho rischiato un botto che venissero perse. Ma hanno fatto appena 2 settimane e mezzo. Ma adesso andiamo al pezzo forte, pezzo grosso, eh. Ovviamente se quelle sono le buste, qua c'è, può essere una cosa sola. Che non mi si apre. Mamma mia, io sono sicuro che prima o poi questo bisturi mi ucciderò. Oh, guarda che bello, guarda che... Ah, non c'è. Attimo, mi sembrava mancasse un pezzo. Allora, abbiamo l'album dell'Ultra Pro, che tipo è quello più economico in circolazione. E, ovviamente, le pagine dell'Ultimate Guard, che non sono malissimo. Sono 50 foglie e l'ho pagati 23 euro, tipo. E l'album invece è una cazzata, tipo 12. Ce n'erano dei più belli, però costavano tanto, costavano veramente tanto. C'è stato un momento in cui volevo prendere l'album da 4, con stessa cosa i fogli. L'unico problema è che costavano un botto, veramente un botto. Soprattutto quelli fighi. Quindi mi sono detto, ma che cazzo me lo fa? E niente, ho ripiegato sull'Ultra Pro. Che potevo fare? Niente. Mi fa schifo proprio spendere i soldi. Quei soldi che risparmio invece comprerò quel cazzo di drago bianco anche blu. Ovviamente ragazzi, io adesso vi lascio perché è da ieri che aspetto, che voglio imbustare le
carte. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo come sempre di mettere mi piace, commentare, iscrivervi, accendere la campanellina. Vabbè, ragazzi, sempre le solite cose. Quindi ragazzi, state easy e noi ci vediamo settimana prossima, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!